Fiocchi azzurri per i primi nati agli ospedali riuniti in Marche Nord. Al San Salvatore di Pesaro è festa per Rafael, un bimbo di 3 kg e 140 grammi, venuto alla luce alle 14.40 del 1 gennaio. Con 50 cm di lunghezza, Rafael è nato dopo un breve travaglio. Ad attenderlo con ansia, mamma e papà Pierfelici di Monbaroccio. Al Santa Croce di Fano invece, dopo l'ultimo nato del 2016, il piccolo Raffaele partorito poco prima delle ore 16, nel pomeriggio di ieri mamma Eliante e papà Baccaglia hanno accolto con grande gioia Tommaso, il secondo figlio della coppia. Il bimbo pesa 3 kg e 680 grammi. Dottore, come sta la neomamma? La neomamma sta benissimo, è nata ieri verso le 16.40, un parto naturale. Il bambino si chiama Tommaso e... tutto bene, insomma. L'abbiamo trattenuta perché era vicina al parto, ancora non era nato nessuno, per cui ci voleva, insomma, il primo nato. Il dottor Perrella ha poi fatto un bilancio dell'attività svolta dai reparti diretti dal dottor Cicoli, primario di ostetricia e ginecologia. Con un totale di 1.650 parti nei due ospedali di Fano e Pesaro, ha confermato un leggero calo delle nascite, ma comunque in linea con i dati nazionali. L'anno scorso avevamo superato i 900 parti, quest'anno siamo a 857. Pesaro è, come anche lei, si è mantenuta quei 70 parti circa sotto di noi, però insomma ormai siamo un reparto unico, quindi cercheremo in tutti e due punti di nascita per i prossimi anni di ridurre questa fuga che qualche volta insomma si purtroppo avviene verso la Romagna. Certo, quindi di mobilità passiva, ma sono più i maschi o le femmine nate? Stranamente sono più i maschi, stranamente. E invece per quanto riguarda i travagli? I travagli noi abbiamo un siamo attestati sul 34% di tagli cesarei, Pesaro praticamente uguale a noi, abbiamo nella nostra missione quella di ridurre i tagli cesarei. Noi utilizziamo tutti i modi, abbiamo un'equipe di ostetriche eccezionale e abbiamo anche la possibilità di fare la partoanalgesia. Sono almeno 120 partoanalgesie che vengono fatte. Diciamo che non sono tantissime, ma anche perché molto spesso le nostre ostetriche riescono anche a portare avanti il travaglio e riducendo anche questa richiesta. Però l'importante è che la paziente abbia a disposizione questa opzione. Le mamme invece non italiane? Le mamme non italiane si mantengono in discreto numero, sono 200, 203. Diciamo che ormai sono persone praticamente integrate con noi, quindi noi ci accorgiamo meno adesso, però in realtà andando a fare i conteggi vediamo che comunque partoriscono e ripeto un 25% sono mamme straniere.